Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Oggi ci scartoniamo un po' di poke posta giapponese che è arrivata negli scorsi giorni e questa volta è davvero mastodontica perché abbiamo sia questo scatolone enorme che non ci sta probabilmente nemmeno nell'inquadratura, sia un pacchettino un po' più piccolo che è qua di lato che lo accompagna. Sono due poke poste diverse, una arriva dal Pokémon Center, l'altra arriva dal mercato secondario e adesso andiamo a vedere che cosa ho comprato. Allora, direi di cominciare la nostra pesca miracolosa dallo scatolone del Pokémon Center. Vediamo cosa pesco e come primo, diciamo, oggetto abbiamo questa coppia di pomi versione natalizia, quindi potete immaginare quanto tempo era là in sosta questa poke posta. Perché ho aspettato di accumulare un po' di roba per compensare la spedizione. Abbiamo il Pomi in versione di Natale con la mantellina. Ne ho presi due semplicemente perché uno è un regalo per mia sorella, visto che anche a lei piace il Pomi. Questo piaceva tantissimo a Jay, quando l'ha visto ha detto dobbiamo avercelo e quindi eccolo qui. Bello perché ha la coroncina di agrifoglio qua sopra e poi la sua mantellina. Molto carino, cioè proprio più bello. Quindi se vi capita è un peluche che è da avere. Poi, allora, vediamo un po'. Abbiamo questi. Questi sono degli omaggi. Perché il Pokémon Center, la cosa bella è che quando prendete sopra un certo valore vi mette dentro qualcosa in omaggio e è sempre carino. Allora, qui abbiamo dei libricini. Purtroppo saranno scritti tutti in giapponese. Dovremmo trovare un modo di leggerli. Però, tipo, eccolo qua, il nostro librettino, che sarà impossibile. Cioè, veramente, cioè, qui... Ok, capiamo le figure. Almeno ci sono forse una, due figure che... Sì, forse qua ce n'era un'altra. Sì, qua ce n'è un'altra. Però i disegni sono belli. Però purtroppo, essendo in giapponese, sarà veramente una sfida capirlo. Potrebbe essere la volta buona per mettersi dietro a imparare il giapponese in modo da avere anche qualcosa da leggere. Perché sicuramente, essendo un libro classificato per bambini, non sarà troppo difficile. Quindi potrebbe essere un buon allenamento. Magari è la volta buona che mi ci metto. Di questi me ne hanno mandati due perché gli ordini che sono arrivati sono due. Però li ho fatti arrivare assieme. Qui abbiamo... Allora, alcuni sono omaggi, altri no. Perché abbiamo le tre portachiavi di Luna Ruggente. Molto belli questi. Vediamone uno in dettaglio. Allora, questo qua, tac, fate così, poi qua ve lo attaccate all'anellino delle chiavi. Devo dire, sono proprio carini, pesano anche un po', quindi comunque non è, spero, un metallaccio. Ok, dopo questi sono degli omaggi, sono sempre delle... Diciamo, cose da attaccare, penso ai pacchetti, visto che era sotto Natale, questi si possono attaccare come bigliettini. Qua scrivete per chi è e qui avete direttamente il biglietto. Quindi, come idea, devo dire, non è male. Chiaramente, io ordinando così, cioè, non mi sono arrivati chiaramente in tempo, perché se ordinavo sotto Natale pagavo la spedizione, che di solito è parecchio costosa, e non si compensava un po' col valore della merce che c'era dentro, quindi ho preferito fare un po' di cumulo e aspettare. Poi qui abbiamo un altro peluche, questo non è per me, questo è mia sorella che me l'ha esplicitamente chiesto. Abbiamo il Terapagos nella sua forma normale, eccolo qui, molto sbrilluccicoso, ovviamente tutti con la loro etichetta Pokémon Center. Vuol dire abbastanza carino. Vediamo se sta su. Sì, bello. Eccolo qua, che si vede un po' meglio.
Devo dire che adesso che lo vedo bene è molto carino. Poi procediamo che qua. Allora, qui ci sono dei cuscinetti. Allora, questo no, perché è pubblicità. Poi abbiamo questo. Guardate questo. Questo io l'ho visto totalmente per caso. È veramente una figata assurda, perché qui abbiamo un Deoxys forma difesa, che in realtà è un asciugamano. Cioè, guardate l'etichetta. Questo vi sta su così sul porta asciugamani. Adesso non andiamo subito a metterlo in bagno, perché l'idea è di metterlo sull'asta in bagno, però questo vi sta così. Cioè, quindi quando voi avete il porta asciugamano, questo vi sta su così. Cioè, veramente deve essere super simpatico. Ce n'erano varie versioni. Io ho scelto quella del Deoxys forma difesa, perché era quella che mi piaceva di più. E non vedo l'ora di metterlo, che così vediamo un po' come sta anche in bagno. Quindi sicuramente magari faremo uno short a riguardo, quindi tenete d'occhio. Poi sono rimaste le ultime due cose, penso. Passiamo un po' in grande. Allora, eccoci qua. Voilà, questo bello. Devo dire è quasi più carino però il piccolo. Qui abbiamo il Terapagos in forma Terra Crystal. Magari facciamo così. Eccoci qua, che così più in grande si vede meglio. Eccolo qui il nostro Terapagossone. E devo dire, è parecchio bello. Questo sarebbe bello vederlo in formato gigantesco e poterci quasi sedere sopra. Sarebbe quasi bello farne una specie di poltroncina. Torniamo alla vista superiore, così possiamo vedere anche il guscio con tutte le varie simbologie. Quindi, devo dire, molto ben fatto. È un po' peccato che forse questo dettaglio qua sulla coda è un pochino, diciamo, povero. Sennò per il resto il peluche è molto molto bello. Questo l'ho preso per me, anche lui originale Pokémon Center. E devo dire la verità, non sono neanche troppo costosi, perché questo non mi ricordo, sarà sulla trentina forse, trentina di euro. E poi siamo arrivati a quello che è il pezzo forte. Allora, mi sono appiccicato un pezzo di nastro adesivo sul braccio, non immaginate il male. Abbiamo questa, che è la mia nuova sveglia. Questa è la mia nuova sveglia, guardate che meraviglia. Questo è un Marip che, quando si sta per avvicinare l'ora in cui suona, inizia ad illuminarsi. Io non vedo l'ora di provarlo, perché deve essere veramente fantastico. Andiamolo ad aprire assieme. Eccolo qui, così lo possiamo vedere. Ovviamente istruzioni in giapponese. Veramente, devo mettermi dietro, perché tra l'altro il giapponese mi affascina molto come lingua e mi piacerebbe impararla, quindi anche il collezionare giapponese avrà i suoi benefici. Allora, vediamo di tirar fuori la nostra sveglia. Vi dico, non vedo l'ora di piazzarla sul comodino, quando avrò un comodino, perché al momento non ho ancora un comodino. Perché vorrei costruirmelo io il comodino, quindi quando mi voglio costruire le cose ci metto veramente molto più tempo. E però ho veramente il terrore con questa sveglia che il gatto possa buttarla giù. Quindi dovrò pensare a come realizzare il comodino per mettere anche questa bellissima sveglia in sicurezza, perché è veramente stupenda, io non vedo l'ora di provarla. E anche di questa vedremo molto probabilmente uno short quando la metterò in funzione. Però devo dire, vista dal vivo è ancora più bella che quando l'ho vista in foto, perché l'ho vista, ero molto in dubbio, ho detto la prendo o non la prendo, poi ho detto ma sì, cioè questo è proprio qualcosa di veramente super da avere, proprio fantastica. Qui c'è il suo cavetto USB, sarà da capire, visto che qui abbiamo un vano delle batterie, il cavo che cosa fa. Provo qua direttamente,
Non so che cosa possa succedere. Io caccio dentro il cavo. Vediamo. Adesso qua lo collego alla tastiera. Visto che ho una porta USB comoda. Vediamo se succede qualcosa. Che magari riusciamo a farla direttamente illuminare. Allora, qui abbiamo... cosa? Ok, la sveglia si è accesa. Sarà poi da regolare. Vediamo se schiacciamo luce. Che bello! Si accende la coda! Cioè, si accende la coda e poi... Quindi cliccando due volte si accende tutto il Mareep. Guardate che bello! Cioè qua rimetto in grande perché va visto così. Eccoci, guardate che meraviglia. Spengo anche le luci perché qui va veramente visto come deve. Allora, immaginiamoci la scena. Adesso non sarà troppo buio, però uno, va la coda. Due, si illumina tutto il Mareep. Adesso purtroppo c'è un po' di riflesso, però è veramente stupendo. Tra l'altro, se questa PokéPosta vi sta piacendo, non dimenticate di iscrivervi se non l'avete ancora fatto, lasciate un bel like e nei commenti scrivetemi qual è la cosa che vi è piaciuta di più. E adesso continuiamo con la seconda scatola. Con la seconda scatola ci spostiamo dal Pokémon Center al mercato secondario, quindi Mercari, dove ho recuperato dei box per la mia collezione Sealed e anche qualcosina che andremo ad aprire. Il primo è questo box qua di Ancient Roar, quindi la parte di Paradosso Temporale dedicata ai Pokémon Paradosso passati. Poi abbiamo un box di Future Flash, quindi la parte dedicata ai Paradox futuri. Questi due box sono quelli che da noi compongono Paradosso Temporale. Li ho presi con la pellicola perché questi rimarranno nella mia collezione di box Sealed. Poi, parlando sempre di Sealed, andiamo su Raging Surf, il terzo componente di Paradosso Temporale. Quindi anche lui farà bella figura nella mia collezione Sealed. L'unica cosa che noto adesso è un po' peccato che questa pellicola qui sia leggermente smollata, però per il resto è perfetto, quindi sono ottimi veramente da mettere in collezione Sealed. Questo era un po' il passato, adesso andiamo un pochino più nel futuro, visto che questi in Giappone sono già usciti. Da noi arriveranno con Chrono Force le carte contenute all'interno di questi box. Abbiamo Cyber Judge e Wild Force. Ecco, i nomi devo ricordarmeli. Questi box andranno nella mia collezione Sealed, mentre questi altri due, o meglio, i più belli andranno nella collezione Sealed, mentre i due, diciamo, con la Shrink, diciamo, messa un pochettino peggio, saranno quelli che andremo ad aprire prossimamente sul canale. Quindi, se volete dare una sbirciatina a queste carte, il set è uscito il giorno in cui da noi è arrivato Destino di Paldea, però io sono curioso perché le aspettative ci sono, perché ci sono dentro le alt art dei tre protagonisti che non sono male. Bene, anche con questi siamo a posto. È rimasta un'ultimissima cosa, la più piccola di tutte, che è questo, che è un lottino di carte. E questo è un lotto che vi dico, è piccolo ma potente. Allora, prendiamo il bisturi per aprirlo, perché qua hanno sigillato tutto il sacchettino con il nastro adesivo, quindi sarebbe impossibile riuscire a tirar fuori il lotto così. E qui dovrebbero esserci 6 carte abbastanza interessanti. Stavolta ho messo le mani avanti. Ve lo dico già, perché all'interno dei box di Wild Force e Cyber Judge ci sono dentro le alt art dei protagonisti e, come potete immaginare, questa volta, mettendo le mani avanti, ho trovato un lotto che le comprendeva quasi tutte. E quindi me le sono portate a casa in via preventiva, così detto, non le trovo nei box, non impazzisco. Ho guardato queste, il prezzo era buono, combaciava, quindi ho detto va benissimo così, me le porto a casa. Allora, iniziamo
da quelli del passato. Veramente bello questo Entei. Magari zoomiamo un attimo. Eccolo qua, così si vede nettamente meglio il nostro Vampiaguzzi EX. Veramente molto bello. Poi abbiamo Acque Crespe, che tra i tre è quello che mi piace di meno. Però comunque non male. Preferisco nettamente il Suicune normale qui. Poi abbiamo il nostro Furia Tonante, tra i tre, la mia carta preferita, perché mi piace tantissimo l'idea di questo, diciamo, Raikou collo lungo in mezzo a questa pianura. È veramente fantastica. Poi con tutte le saette dietro va a veramente a fare un ottimo contorno alla carta. Quindi queste sono le tre alt-art dei protagonisti già portate a casa. Poi, purtroppo il lotto non era completo perché mi manca l'altar del Virizion, che in questo lotto è stata sostituita dalla Gold, che non ci schifiamo comunque, quindi va bene lo stesso, perché averne 5 su 6 è già un ottimo risultato. Qui abbiamo il Virizion Gold, poi qui c'è Capo Ferreo, e poi come ultima abbiamo, questo dovrebbe essere Masso Ferreo se non sbaglio, quindi le ho prese, messo le mani avanti, ho detto non le trovo nei box, me le sono già portate a casa. Con queste 6 carte concludiamo questa corposa poche posta dal Giappone. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti cosa vi è piaciuto di più. Io intanto vi ringrazio del tempo che mi avete dedicato anche oggi e vi ricordo, se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, lasciate un bel like, non dimenticate di attivare la campanella delle notifiche e noi ci vediamo al prossimo video.